Alleluia, lode e gloria al Signore, sempre eternamente. Oggi la liturgia ci ricorda il Vangelo di Matteo, la chiamata sulla riva del lago. Venite che vi farò pescatori di uomini. E oggi proprio vogliamo ancora sentire questa voce straordinaria che ci chiama alla sequela, che ci chiama a capire servizio, un ministero, ma ci chiama soprattutto a riconoscere la nostra identità, la nostra verità, tutto quello che ci compete, ma tutto quello che ci compete rispetto al cuore di Cristo, per conoscere dove Lui abita, dove Lui si colloca, dove Lui è. Seguire Lui significa seguire la sua verità innanzitutto e dopodiché siamo pronti a pescare. Quando abbiamo preso in Cristo ciò che Lui è e ciò che Lui fa e ciò che Lui ha da donare, davvero l'essere alla sequela e diventare pescatori di uomini è una conseguenza naturale, spontanea, perché si riversa in noi, in ogni ambito della nostra vita, una ricchezza tale di grazia, di quella conoscenza che va anche al di là di ogni razionalità, che se poi rinforziamo anche quella della razionalità, ancora tutto diventa ancora più generoso, più abbondante, c'è una raccolta ancora più abbondante. E quindi pronti oggi a ricevere di nuovo questa chiamata di andare dietro di lui, una posizione che è dietro, come dice proprio Gesù. Cioè dietro, e forse anche oggi, anche se noi abbiamo già seguito, scelto di seguirlo, vogliamo comprendere se davvero noi siamo nella giusta posizione, cioè siamo dietro di lui. Cioè se ciò che appare anche nel nostro servirlo appare la sua grazia, il suo amore, la sua benedizione e ogni cosa di lui, il suo messaggio, oppure appare la nostra umanità e ciò che resta nelle persone è la nostra umanità. E proprio questo è oggi il discernimento che chiediamo, l'approfondimento che chiediamo, perché se fosse ancora ci accorgiamo che questa nostra presenza è così tanto forte ancora da offuscare anche la grazia di Dio, crediamo davvero che questo andare dietro di Lui sia non solo importante, ma assolutamente necessario. Riprendere la giusta posizione perché la luce che appaia sia la luce del Signore. Ed è bello che malgrado noi questa voce continua a chiamarci, questa voce continua a chiamarci, a promuoverci, ad esortarci, a renderci capaci, magari malgrado le nostre incapacità, a relazionarci con gli altri, ad essere addirittura trainanti per gli altri, ed è meraviglioso. Io credo che quando noi comprenderemo la stima meravigliosa che Dio ha per ognuno di noi, malgrado noi, la nostra fede sarà ancora una volta ribaltata ed andrà ancora più in profondità perché questa stima che Lui ha di noi ci parla del suo amore straordinario, del suo amore unico, del suo amore che davvero in questa chiamata a noi e in questa chiamata che attraverso di noi vuole fare a tutti coloro che non lo conoscono, diventa la grazia e la possibilità per questo mondo di essere trasformato, rinnovato e rivisto alla luce di una nuova speranza. E come oggi c'è questo sole dopo diverse giornate di pioggia, con un orizzonte chiaro che dà a tutti modo di poter camminare, camminare saldi e sicuri nei suoi passi. E quindi lode e gloria a te, nostro Signore, lode e gloria a te, nostro Spirito Santo, grande Papà, noi ti lodiamo e ti benediciamo e ti ringraziamo davvero perché non ne possiamo fare a meno, perché più ti conosciamo e più il nostro cuore trabocca di gratitudine. Sempre lode e gloria a te.